Oggi siamo partiti dal Passo San Boldo per il sentiero delle Tre Casare. Ciao a tutti, nell'escursione di oggi siamo partiti dal passo San Boldo e abbiamo seguito il sentiero per andare a vedere i tre bivacchi che ci sono in questa zona. Penso si chiami proprio il giro delle Tre Casare. La nostra prima tappa è il bivacco Costa Curta, è questo. Siamo partiti sempre questa mattina io e Jenny. Saluta! Amore, mi stavo sistemando le braghe, fai dopo, vedi? Facciamo dopo. Abbiamo seguito il sentiero. Sul cartello c'è sempre scritto numero 2, ma avevo sentito un altro numero, 991, però non so. Abbiamo seguito la strada forestale fino ad arrivare alla prima tappa, che è questo bivacco, che è bellissimo, e adesso vi faccio vedere. Ecco la nostra prima tappa, che è il bivacco Costa Curta. Non ci sono impronte, quindi penso non ci sia nessuno. C'è una bella neve per terra. Ecco, siamo arrivati. Bivacco Costa Curta. Proviamo a aprire, vediamo com'è. Eccoci. Una bella stufa antica, bellissima. Poi qui c'è il tavolo per mangiare, il libro del bivacco e qui un po' di cose, anche delle birre. Bello bello. Poi qui accanto c'è una scaletta. Saliamo. Qui c'è un'altra porticina. E qui abbiamo il posto dove si può dormire. C'è un stuoino, due tre candeline. Bellissimo. È nuovo e tenuto molto bene. Allora, accanto al bivacco c'è un bel caminetto dove grigliare. Il tavolo. Vediamo se nel capanno c'è anche della legna. Dovrebbe esserci, ma non c'è. Non c'è niente. Comunque il bivacco si apre su questa vista.
Allora, questa che vediamo era la vecchia casera, poi nel 2006-2007 è stata costruita quella nuova. Il percorso è stato semplice perché era una forestale, solo che nella parte più bassa, dove ci sono delle rocce, cioè il sentiero è fatto di rocce, erano ghiacciate e si scivolava abbastanza. E poi proseguiamo verso il bivacco dei Lof, che è dove pensiamo di mangiare. Chissà cosa mangeremo oggi, ci sarà una bella sorpresa. Il sentiero prosegue verso il bivacco dei Lof in mezzo alla neve. Comunque è un sentiero in vetta, insomma. Diciamo che non si va in su da nessuna parte, siamo appunto più alto. In quota, sentiero in quota, dicono da casa, dalla regia. E il panorama qua è stupendo. Cioè, voglio venire qua tutti i giorni, voglio vivere qua. Il panorama qua è brutto. No. Ciao. Ciao. Non so se si vede. Noi arriviamo da San Boldo. E adesso proseguiamo a sinistra al prossimo incrocio, se Jenny non cade. Andiamo giù per di qua. Allora, mentre saliamo su questo sentiero, qui si apre e non so se si vede, ma là in fondo è il mare. Oggi vi abbiamo portato al mare. Mare e monti. Questo è uno dei sentieri più belli che abbiamo fatto quest'inverno. Un panorama eccezionale. Eccezionale davvero. Vediamo una bandiera, quindi presumiamo, infatti siamo presuntuosi, che il bivacco sia vicino. Comunque questo bivacco è soprannominato da ora in poi Miramare, cioè siamo in montagna con vista mare. Eccolo che appare, che bello. Ora, arrivati al rifugio, Lof, entriamo un attimo. Qui c'è super fumo, c'è il tavolo per mangiare, un fornello a gas, qui c'è il fuoco, sopra ci sono le cuccette per dormire, qui c'è un qualcosa per il fuoco, dei guanti.
e nell'angolo c'è il quello che lasciano le persone e il libro del bivacco. Ma c'è troppa gente e troppo fumo, quindi non riusciamo a mangiare qui, troviamo un altro posto più tranquillo. Siccome noi siamo dei boscaroli, che non è boscaiolo, ma che ci piace stare da soli, proviamo ad andare al Vallon Scuro per vedere se c'è meno gente e un po' di posto dove farci da mangiare. Abbiamo optato per tornare al rifugio Costa Curta, che qui c'è meno gente e adesso ci facciamo da mangiare. E abbiamo acceso la stufa. Chef Bivacco oggi offre cannelli in brodo. Ma fatti a mano? Sì. E se riusciamo a tirarli fuori dalle Instagram Stories, poi vi faccio vedere come abbiamo fatto i cannelli. Tipo adesso. Pirlano, la pirlatura del cannedolo, famosissima. Ma troppo sono pronti. E non si sfaldano. Non so se si vede, ma la stufa sta andando. È una di quelle stufe che ci sono nei racconti di Stephen King, amore. Sì. Però poi di notte combinano. Palla anche quella stufa lì. Bene. Che carina. Profumo. Vai. Cannelli. Si è pannato tutto. Secondo. Ecco, fumo è sparito. Mamma mia, le lava. Lava. Attenzione. Che bontà. Intanto qui la stufa sta stufando. Stiamo tornando indietro, siamo quasi arrivati. C'è sempre una differenza immensa dall'entusiasmo che c'è la mattina quando si parte, che vedi ancora il sole sorgere. E hai tutta l'adrenalina pensando alla giornata che ti aspetta in mezzo ai monti. Invece quella alla lacrimuccia che c'è la sera quando si è quasi raggiunto la macchina e pronti per tornare a casa. Il percorso di oggi a livello di panorama e di paesaggio è stato eccezionale. L'unica cosa è che essendo domenica è abbastanza turistico e nei bivacchi dove volevamo andare è impossibile viverci dentro. C'era troppa gente e tutti i turisti da un minuto e via entrano, toccano tutto e pacciugano e poi se ne vanno. Infatti nel bivacco dei Lof avevano provato ad accendere il fuoco così in maniera inesperta, quindi mettendo dei pezzi grossi e umidi, hanno fatto un fumo e non si poteva proprio vivere lì dentro. Infatti erano tutti fuori e tutti si lamentavano anche un po' di questo fumo. E infatti non sono riuscito, ho fatto quella breve presentazione di Bacco, ma niente di più. Avevo provato anche ad aumentare un po' il fuoco, c'ero riuscito, ma il fumo ormai era impregnato ovunque e poi c'era troppa gente, non si riusciva neanche a muoversi. Quindi siamo tornati al bivacco Costa Curta, dove eravamo solo noi, abbiamo acceso la nostra stufa con quel po' di legna che c'era e abbiamo mangiato i nostri cannelli.
il caffettino e adesso stiamo tornando indietro, come dicevo prima, con la lacrimuccia. Un panorama veramente eccezionale da queste parti. Comunque il sentiero che abbiamo fatto è sempre il numero 2, sia andata che al ritorno. Sì, volendo si poteva fare una specie di anello, ma in base alle scelte che abbiamo fatto è andata così. Le luci e i colori dell'inverno sono stupendi in montagna. Oggi abbiamo trovato anche tanta neve e con questo anche per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!